il fuoco e la pietra. La pietra focaia, colpita dal fabbro, si meravigliò enormemente e gli disse con voce severa: «Quale arroganza ti spinge a infastidirmi? Non mi disturbare, perché mi hai scelto per errore, non ho mai fatto del male a nessuno». A cui il fabbro rispose: «Se avrai pazienza, vedrai quale risultato meraviglioso uscirà da te». A queste parole la pietra si calmò e sopportò pazientemente il suo martirio e vide da sé nascere il meraviglioso elemento del fuoco che con la sua virtù agiva in infinite cose. Questo è detto per coloro che sono spaventati all'inizio dei loro studi e poi decidono di acquisire padronanza su se stessi e con pazienza si applicano costantemente a questi studi, dai quali ottengono risultati meravigliosi.